Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi video recensione di prodotti di make-up che ho provato nell'ultimo periodo. Giù nell'info box vi lascio la lista completa dei prodotti che vi sto per recensire. Se ti piacciono le mie recensioni, supportami con un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, c'è il tastino dell'iscrizione giù nell'info box. Partiamo subito. Primo prodotto che vi voglio recensire, ma che è super conosciuto, è il mascara di Giuliana di Makeup Delight in collaborazione con Cosmify. Si chiama Amazing Gate Volume Along Mascara. È il mascara che dona lunghezza e volume alle ciglia senza appesantirle. Questo è reale, ormai lo sto usando da un bel po' e ok, è arrivato praticamente alla morte, non sono riuscita a fare la recensione prima, però è stato uno di quei mascara che mi è piaciuto tantissimo. Sulla confezione una volta c'era anche l'etichettina MD di Makeup Delight, ma si è cancellata subitissimo. È un po' leorcio perché fuoriesce un po' di prodotto e è tutto sporco. Lo scovolino è così in setoline ed è leggermente curvato. Allora, volumizza tantissimo fin dalle prime applicazioni. Non rende le ciglia pesanti, quindi a fine giornata non te le ritrovi che ping, cadono a terra, anzi, rimangono belle su per tutto il tempo. Non riescono a tenere anche la piega di un piegaciglia tranquillamente e la forma dello scovolino che Giuliana ha dato al mascara mi è piaciuta molto. Pensavo all'inizio, mio Dio, come lo devo usare, visto che è a lunetta, diciamo. Allora, io nella parte interna lo vado a premere contro le mie ciglia a salire per tutta la lunghezza e faccio di solito almeno tre passate senza problemi. La prima mi concentro molto l'attaccatura, alla seconda sulla lunghezza e alla terza intensificare il volume. Quando proprio voglio un effetto ancora più up, più che tira su, lo giro al contrario nella parte più tonda e vado a spingere, di solito sempre nella parte finale, di modo tale da avere questo effetto quasi lifting all'occhio, tipo anche oggi l'ho utilizzato, ma oggi ho anche un trucco che è molto liftante e mi piace tantissimo, dura tanto. Ora dovrei buttarlo, forse ci farò un'altra applicazione per sentimento, poi lo butterò. Mi è piaciuto veramente tantissimo, volevo provarlo in combo con il suo biscotto, ma non l'ho trovato quando acquistai questo prodotto, quindi ora lo sto usando in combo con il biscotto della Trina con questo che mi piace tantissimo, lavorano benissimo insieme. Cosa dirvi più? Nulla, buonissimo prodotto. È il primo prodotto di Giuliana che provo e vorrei provare anche gli altri, però non ho ancora avuto modo di fare ordini, diciamo così. Secondo prodotto di cui voglio parlare è un campioncino della Puro Bio, è il Sublime Foundation fondotinta nella colorazione 02. Formula rivoluzionaria adatta a tutti i tipi di pelle. Picchietta con, no, arricchita con preziosi principi attivi vegetali. Allora, è un fondotinta vegan, ok. Dalla copresa medio-alta, io con questo tantissime volte non avevo bisogno di andare poi ulteriormente a correggere con un correttore un po' più strong gli eventuali brufoletti, ma faceva praticamente tutto da solo, sinceramente molto carino. Durava tutta la giornata, ovviamente quando con un solo campioncino ho fatto poche prove, però quelle poche prove che ho fatto,
ho notato che anche senza mettere la base o lo spray fissante alla fine, io tenevo il mio make up tutta la giornata. Sotto la mascherina era raro che faceva effetto stufa di calore e quindi si andava a sciogliere. È stato un prodotto che ha superato anche questa prova mascherina, visto il periodo, e mi è piaciuto molto, leggero ma comunque coprente, che non si scioglie, un ottimo prodotto. Ancora un prodotto per questo periodo pandemico, questo è della W7 Lip Jacket e un Lipstick Sealer. Praticamente è un top coat per rendere, loro dicono, tutti i prodotti labbra resistenti o comunque no transfert. Io vi dico i rossetti classici. Già un rossetto troppo morbido, o non ne parliamo di un lip balm, un lucida labbra, non riesce a funzionare. Comunque, come funziona? Si va a mettere il rossetto che si desidera sulle labbra, si lascia un attimo settare e poi si mette il top coat, che ha una forma tipo pennellino, e si va a spennellare sulle labbra. Puzza un pochettino, però poi subito evapora. Il prodotto all'inizio sembra lucido, quindi come se fosse un lucido labbra, subito dopo diventa opaco, trasparente, non si vede sulle labbra, lascia il colore dei rossetti inalterati, li rende no transfer veramente, ma specifici rossetti, non tutti. Ad esempio, allora, questo della Catrice, della Ultimate Color, vabbè, è quasi finito, è il numero 310, Red My Lips. Questo prodotto lo rende no transfert, questo tipo di rossetto. Già per esempio questo dell'Astra, che è un pochino più morbido, questo è il colore 15, che è questo bel arancione, è un pochino più morbido e non riesce a settarlo, a coprirlo perfettamente, quindi è un pochettino è resistente alle mascherine, ma non resiste poi non so, a un bacio, quindi si trasferisce con il bacio. Vabbè, il matte lipstick della MAC, questo è il Russian Red, vabbè, già è molto secco di suo, con questo sopra non lo smuovi neanche con le cannonate, resiste anche a cibi oleosi. Di solito quasi tutti i rossetti o anche matite con questo sopra alla prova cibo falliscono. Il MAC con questo, ragazzi, si deve andare a struccare con un bifasico alla fine, perché non si leva. Ripeto, i lucida labbra non li riesce a tenere, si impastrocchia e devi andartelo a struccare immediatamente. Le matite labbra le rende, quasi tutte le matite labbra le rende no transfert. È veramente il prodotto ideale per avere il trucco labbra, il make up labbra sotto la mascherina. Io quando lo utilizzo, di solito lo vado a utilizzare in quelle occasioni in cui so che sì, porterò la mascherina, perché uno è obbligatoria e due mi sento di portarla, però so che andrò o a cena fuori, quindi al tavolo col mio compagno, mi abbasserò la mascherina e avrò ancora il rossetto, ci facciamo l'aperitivo, vado a prendere un caffè con un'amica, cioè tutte quelle occasioni in cui io devo abbassare la mia mascherina per prendere qualcosa davvero da mangiare, e avrò un make up labbra completo, cioè non ho tutto il viso bello sistemato e poi non ho nulla sulle labbra. In quelle occasioni lo vado a utilizzare. Ad esempio, al lavoro, in cui so che sto tutta la giornata con la mascherina, no, non mi vado a truccare le labbra, metto il burro di cacao SPF sopra e buonanotte al secchio. Però nelle occasioni in cui è bello avere un make up completo,
ci voleva mettere questo sopra e ho i rossetti a lunghissima tenuta. Ultimo prodotto per questo video è questo prodotto della Wet n Wild, si chiama H2O in italiano, waterproof, è un liquid eyeliner nero, che più nero non si può, si chiama Black Noir. Qualche informazione in italiano? Eyeliner liquido waterproof, cruelty free. Ok, allora il prodotto è da quanti ml? 5 ml. Se riesco a smontarlo ve lo faccio vedere. Aiuto! Rimessa nella scatoletta, eccolo qua. Questo è il contenitore, l'astuccetto, e questo è dietro, un pochettino cancellato. Allora, è un eyeliner con puntina in rigida, perché non sono in grado di gestire pennellini a pennello, che non sono per niente con la mano ferma. È un bellissimo eyeliner nero. Ora io voglio fare la macchiolina un po' più grossa per farvi vedere il colore. Non so se si vede, questo è il colore nero dell'eyeliner, però anche una persona con una mano non stabile riesce, che non sono precisissime, però si riescono a fare anche linee molto sottili. È waterproof veramente, però non, nel senso che resiste al caldo molto forte, ma le lacrimucce purtroppo no. Ogni tanto mi capita che specialmente quest'occhio mi inizia a lacrimare e io perdo un po' di puntina, però è raro che mi capiti, quindi non sempre rimango senza puntina. Dura tutta la giornata, anche con 800 gradi, con percepiti 1800 e umidità al 100%. Io non mi trucco a mare, quindi non l'ho mai provato a mare, però è un ottimo, veramente un prodotto ottimo, un eyeliner che dura, che resiste, ha un bel effetto opaco, ci si disegna delle belle lineette per chi ne è in grado, e mi sta piacendo veramente molto. Ok, queste le recensioni per questo video. Io spero che queste recensioni ti siano state utili. Ti invito ovviamente a mettere un pollice in su se ti sono piaciute le mie recensioni, a iscriverti al mio canale, il link lo trovi giù nell'info box o qui nell'ultima schermata. Ti invito ovviamente a iscriverti se ti piacciono i miei video, e io ti ringrazio per avermi aperta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!